Adesso è l'amico che sbaglia, l'uomo travolto dalle proprie fragilità esistenziali irrisolte, ma fino a venerdì scorso, quando annuncia ufficialmente l'addio a tutti i suoi incarichi nella Lega, Morisi era il genio della propaganda. Negli ultimi 8 anni per Salvini è stato consigliere, stratega, ispiratore. Il mago, capace di portare la sua pagina Facebook da 18.000 fan a più di 4 milioni, un record mai raggiunto da nessun leader europeo. Ecco perché la notizia delle indagini in cui è coinvolto Morisi è da prima pagina. Si parla di cessione di droga nell'ambito di rapporti privati. Tutto è cominciato alla vigilia di Ferragosto, quando 2 giovani rumeni vengono fermati dai carabinieri di San Bonifacio, in provincia di Verona, per un controllo. I ragazzi hanno con sé una boccetta di GHB, la cosiddetta droga dello stupro, attualmente in attesa di indagini tossicologiche. Sostengono che a dargliela sia stato Morisi. Non era sua e non può quindi averla ceduta a terzi, precisa invece l'avvocato Pinelli, che ha assunto la difesa dell'ex spin doctor leghista. Ma intanto scatta la perquisizione presso l'abitazione di Morisi a Corte Palazzo, nelle campagne veronesi, dove viene rinvenuta altra droga in modiche quantità, compatibili con l'uso personale. Sul piano penale si tratta di un fatto banale, come l'ha definito la stessa procura. Ben diverse le conseguenze sul piano politico. E infatti, 15 giorni dopo arrivano le dimissioni di Morisi, che chiede scusa a Salvini e a tutta la comunità della Lega. Termina così un sodalizio nato dopo una puntata di Porta a Porta del 2012, quando il professore di informatica filosofica si accorse che Salvini dialogava in diretta con gli spettatori tramite un tablet. Questa capacità di ibridare i due media, la TV e i social, mi ha appassionato, spiegava Morisi. Così lo cercai ed è nato un rapporto professionale. In realtà nella Lega c'è entrato a 16 anni, ai tempi del liceo scientifico Belfiore di Mantova. Gracile, silenzioso, Morisi è un giovane molto dotato che coniuga preparazione tecnologica e umanistica. Uno che ha cominciato a programmare con il computer a 10 anni, si laurea in filosofia con il massimo dei voti, ma da consigliere provinciale resta negli annali per aver sfidato un consigliere d'opposizione leggendo il suo discorso in latino. Di cosa sia capace lo rivela attraverso un'efficacissima macchina di propaganda, soprannominata la Bestia. Morisi amplifica ogni performance del capitano e monitora incessantemente i sentiment che circolano in rete. I suoi post fanno la storia iconografica di Salvini degli ultimi anni. Una propaganda sempre pronta a colpire gli avversari, ma anche a predicare tolleranza zero sugli stupefacenti. Allora, la Procura di Verona si è mossa con, devo dire, ammirevole cautela su questo caso. Sentiamo l'intervista alla procuratrice Angela Barbaglio da Simona Decina e Andrea Conte. Procuratore, ad oggi quante persone sono indagate per cessione di sostanza stupefacente? Il fatto del quale parliamo, e cioè la cessione di sostanza stupefacente o di presunta tale allo Stato liquido, è allo Stato ascritta soltanto al signor Morisi. Secondo lei, come mai questa notizia esce proprio in concomitanza del periodo elettorale? Non lo so, quello che so per certo è che non è uscita né dalla Procura della Repubblica né dai Carabinieri di Verona. Ci vogliono settimane per analizzare il contenuto di questa boccetta. Come mai così tanto tempo? Per noi non si tratta di un'indagine di particolare delicatezza, ma di un fatto assolutamente corrente e senz'altro minimo. Il laboratorio di analisi tossicologiche dei Carabinieri di Verona, che è quello che presiede alle nostre indagini, è gravato di tutta una serie di richieste e quindi la nostra richiesta, non essendo urgente sotto il profilo strettamente giudiziario, è andata in coda alle altre. Una testimone racconta che ci fosse anche presente un quarto uomo. Risulta essere così? E le persone allo stato coinvolte nell'episodio, oltre all'indagato, sono 2. Questo controllo è stato veramente casuale o i 2 ragazzi rumeni erano attenzionati o addirittura era attenzionato Morisi stesso? Si è trattato di un controllo del tutto occasionale, intervenuto su strada, che ha dato origine al contesto.